Buongiorno a tutti, ben collegati e soprattutto un saluto e un ringraziamento a Daniele Strigaro che oggi è ospite in trasmissione. L'argomento di oggi, lo vedete in sovrimpressione, è il progetto Simile, un progetto a cui abbiamo partecipato come sviluppatori di una parte di un portale web, un progetto molto più articolato di per sé, progetto europeo con collegamenti universitari e Simile, svegliamo subito insomma il significato, è la costruzione di un sistema informativo per il monitoraggio integrato dei laghi insubrici e dei loro ecosistemi, quindi grazie ai grandi laghi del nord Italia, attraverso questo progetto sono stati messi in sotto osservazione attraverso diversi sistemi. Sono stati distribuiti sensori, sensoristica e soprattutto un progetto che punta anche alla concertazione di questi dati, quindi oggettivi misurati con la citizen science e il contributo quindi dei cittadini, delle segnalazioni e la possibilità di interazione con il progetto. Quindi puntiamo più che altro oggi le chiacchiere di oggi sulla parte più di lettura delle misure, siccome è un progetto che punta a condividere e a rendere pubblico il lavoro svolto, ha avuto come uno degli obiettivi la realizzazione di un portale di lettura e consultazione appunto delle misure, delle grandezze misurate, e quindi oggi punteremo più sulla navigazione e la consultazione di questa parte di portale. E appunto lo facciamo con Daniele, dottorato ricercatore ambientale, formato presso le Università degli Studi di Milano, Bicocca e Pavia, esperto di gestione di sistemi di monitoraggio ambientale, in particolare in corsi di studi e formazione, si è occupato proprio anche di laghi e si è occupato insieme ai colleghi in questo progetto in maniera specifica. Attualmente è ricercatore presso la SUPSI, che è la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. Ora passo la parola direttamente a lui, che ci introdurrà così alla navigazione, all'uso e a capire qual è stato il senso, il significato di questo progetto che ormai adesso è partito per la sua strada. Vi dico solo che il materiale di questa discussione, sia la mia presentazione e quella di Daniele, saranno poi disponibili per lo scaricamento dal canale YouTube e in particolare io qua ho solo raccolto alcuni dei riferimenti online per approfondire ulteriormente il significato, il senso del progetto, in modo che oggi possiamo dedicarci anche a una parte più pratica, volendo. Daniele, a te la parola. Sì. Ti do la possibilità di condividere. Ok, vedete? Allora, sta arrivando, sì. Ok. Ok, questo coso qua si può sbloccare. Va bene, allora parto subito. Diciamo che vabbè, la presentazione del progetto era già fatta Manuele, quindi dico soltanto un po' chi bene ha partecipato a questo progetto Interreg Italia-Svizzera. Sì? Sì. Mi sentite? Ok. Sì, sentiamo. Allora, parte Svizzera ha partecipato la SUPSI e il Canton Ticino, parte italiana hanno partecipato diversi enti, quali il CNR, IRSA di Pallanza, il Politecnico di Milano, ARPA Lombardia, Regione Lombardia, l'Università di Pavia e poi anche GITER come partner privato che si è occupato appunto dello sviluppo di questo portale dedicato ai cittadini. Però per capire bene perché siamo arrivati a questo portale, volevo dire due parole su cosa abbiamo fatto in questo progetto, perché i dati che vengono pubblicati
è frutto di un lavoro dietro che comunque sia ancora costante e delicato. Perché? Perché sappiamo tutti ormai che i cambiamenti climatici, insieme con le attività umane, stanno stressando sempre di più queste risorse naturali e quindi c'è bisogno di monitoraggio. Un esempio è il lago di Lugano. Faccio un esempio perché io lavoro principalmente sul lago di Lugano e si può vedere come questo lago è chiaramente soggetto a input di nutrienti, quali sono gli scarichi delle case che poi passano dal depuratore, ma che poi comunque si vanno a lago, e per cui fin dagli anni 70-80 c'è stato questo incremento incredibile di nutrienti che ha fatto sì che il lago abbia perso un po' di qualità. Proprio dagli anni 70 però sono state adottate delle misure di mitigazione che hanno portato a un miglioramento, seppur parziale, di queste concentrazioni di nutrienti. Solo che si è visto negli ultimi anni che siamo arrivati un po' a un limite, cioè non si riesce più a migliorare più di tanto, per cui la qualità del lago rimane comunque sia abbastanza scarsa. E questo perché probabilmente è causato da questo cambiamento climatico, aumento delle temperature delle acque, come si sente dire ormai spesso, che va a incidere un po' su queste misure di mitigazione che sono state prese fin dagli anni 70. Per cui cosa c'è bisogno di fare? C'è bisogno da fare di monitoraggio per capire un po' meglio queste dinamiche. Qua faccio vedere un po' di foto che abbiamo fatto quest'estate. Vedete come ci sono questi che si chiamano bloom algali, dove praticamente si formano queste macchie di tendenzialmente cianobatteri che minano la qualità del lago, sia per quanto riguarda la balneazione, e quindi questo poi incide, immaginate, su una serie di cose, ad esempio il turismo, i lidi che devono essere chiusi o anche soltanto l'estrazione di acqua potabile, in quanto sono sempre maggiori si prende sempre di più acqua dal lago per poi portarla nelle case dopo ovviamente fare i processi di purificazione. Questo è evidente anche da recenti pubblicazioni. Volevo citare questa pubblicazione molto importante fatta da questa ricercatrice Veronica Nava su Nature, che parla dell'inquinamento da microplastiche dei laghi mondiali. Ha fatto questa ricerca su 38 laghi. Su 38 laghi, e ha visto che praticamente il lago Maggiore e il lago di Lugano sono quelli che hanno la maggiore concentrazione di microplastiche. Anche questo è un tema che sappiamo è sempre più in voga, perché effettivamente abbiamo questo problema di microplastiche nelle acque. E quindi cosa si fa tendenzialmente? Tendenzialmente sui laghi viene usato questo approccio di monitoraggio. Praticamente a livello mensile, se non bisettimanale, c'è un gruppo di ricercatori o di tecnici che esce sul lago, fa delle misure. Come vengono fatte queste misure? Viene calata una catena di sensori fino alla massima profondità del lago. Queste sonde catturano diversi parametri, quali la temperatura, la concentrazione di ossigeno. Oppure vengono presi dei campioni di acqua che poi vengono analizzati. Diciamo che questo sistema di monitoraggio è tradizionale, è su super importante perché ha una serie storica molto importante che ci permette di capire bene che cosa succede. Ma ormai siamo arrivati a un punto in cui non basta solo questo. Per cui, come si fa a monitorare il lago in maniera migliore? Attraverso delle nuove tecnologie, quali il remote sensing e i monitoraggi ad alta frequenza, quindi con lo sviluppo di boe. E questi sono due esempi che ci sono. Uno, quello sulla sinistra, è questa piattaforma ad altissima tecnologia che è stata installata sul lago di Ginevra. Chiaramente qua i costi sono altissimi, ma perché? Perché questa piattaforma è nata proprio per scopi di ricerca, per cui lì abbiamo dell'attrezzatura la più all'avanguardia che è disponibile sul mercato. E poi abbiamo sistemi invece più customizzati, più miniaturizzati, come ad esempio la boa sul lago di Maggiore, oppure la piattaforma che abbiamo installato noi sul lago di Lugano, che prende spunto da questa boa.
dove invece abbiamo un monitoraggio più a basso costo e più improntato per la valutazione applicata, ecco, dello stato delle acque. Ovviamente a questo si lega un problema di gestione dei dati e in questo progetto abbiamo lavorato anche su questa parte ed è stato fondamentale lavorare su questa parte per poi arrivare alla pubblicazione di questi dati tramite il portale sviluppato da Giterra. Quali sono le problematiche che avevamo? Avevamo problematiche di mancanza di uniformità del formato dei dati, mancanza di uniformità nell'ontologia, ovviamente un'interoperabilità che quindi non c'era, e un processo che era prone error perché magari lo stesso dato cioè era, ma in realtà è ancora, anche se poi è stato appunto omogenizzata tutta la catena di gestione. Avevamo un dato che era disponibile magari in tre formati, e quindi chi garantiva che lo stesso dato era da tutte le parti copiato nello stesso modo. Ecco. E quindi abbiamo lavorato anche in questa direzione. Per risolvere due principali problematiche, come abbiamo detto, aumentare il monitoraggio temporale della risorsa lago, perché abbiamo visto che, come ho detto prima, il campionamento manuale non va bene a evidenziare quali sono le fluttuazioni di un certo processo fisico, invece con il campionamento ad alta frequenza questo può avvenire. E la seconda problematica è andata sulla cercare di omogenizzare tutte queste fonti di dati che abbiamo oggi disponibili in modo tale da avere un aggregatore che poi possa essere il punto di partenza per la condivisione sia verso personale tecnico sia verso personale quali cittadini, verso il pubblico. E questa è un po' l'idea del progetto che c'era. Quindi partire da dati sorgenti, processarli, organizzarli e poi renderli pubblici tramite dei servizi standard. Molto importante in questo progetto è stata l'adozione di tecnologie open source, sia a livello software, hardware che anche negli standard, che ci hanno permesso poi di offrire questa banca dati accessibile. Queste sono alcune foto che riguardano l'installazione del sistema di monitoraggio sul lago di Lugano, piattaforma che è ancora installata e mantenuta anche se il progetto è finito. E niente, la cosa è formata da un sistema con una catena di sensore che arriva fino a 20 metri e vengono misurati diversi parametri, tra quali non so, cose più particolari come può essere la concentrazione di pigmenti algali, oppure cose più standard come può essere una stazione meteo, quindi misure che riguardano l'andamento della temperatura dell'aria e così via, del vento, la velocità del vento, oppure temperatura dell'acqua e così via. Questo è un sistema in real time che prende i dati ogni minuto, li aggrega ogni 10 e li spedisce poi al server. Questa è un po' la catena che vi ho spiegato adesso. E come funziona il tutto? Il tutto praticamente abbiamo dati satellitari, dati che vengono dal monitoraggio tradizionale, dati dai sensori, dati che vengono dai cittadini e dati che vengono prodotti da modelli che vengono aggregati in un unico aggregatore e offerti tramite servizio GC per poi pubblicare i dati tramite questa interfaccia che è stata sviluppata, che è accessibile ancora oggi. Ma i dati come vengono condivisi? Vengono condivisi in una maniera tecnica verso gli stakeholders amministrativi, quindi penso al cantone, penso ai ricercatori che hanno accesso a una piattaforma con utente password dove possono andare a consultare i dati grezzi, per cui andare a vedere in maniera più dettagliata quali sono le dinamiche dei parametri che vengono monitorati. E poi abbiamo una piattaforma di accesso pubblico che è quella realizzata da GTR in questo progetto. Esatto, quindi abbiamo un accesso per gli specialisti e accesso pubblico. Cosa molto importante di questa piattaforma, che adesso vi inizio a mostrare, è accessibile a questo indirizzo,
in subrelakes.eu. È stata sviluppata da GTR con tecnologia dockerizzata, per cui è stato facile per noi andare a prendere quello che avevamo sviluppato e metterlo nel nostro data center per poi pubblicarlo, e con tecnologia, con il codice sorgente aperto. Questo cosa ci ha reso possibile? Che quando è stato il progetto si è concluso, non mi ricordo più, l'anno scorso, a ottobre, novembre, noi abbiamo preso possesso del codice sviluppato da loro e andato a integrarlo con l'addendum di simile che c'è stato in questi mesi ed è terminato anche questo a giugno, in cui abbiamo introdotto, oltre che il Lago Maggiore, il Lago di Lugano e il Lago di Como, anche il Lago di Varese. Quindi questo è un esempio, secondo me, virtuoso di come il codice sviluppato in maniera aperta anche da enti privati poi può essere utile per enti pubblici per continuare lo sviluppo, ecco, per non far morire le cose una volta che sono state sviluppate. Questo è il portale, come vi dicevo. I laghi consultabili sono i laghi più importanti che ci sono in Subria, quindi il Lago Maggiore, il Lago di Lugano e il Lago di Como, a cui si è aggiunto negli ultimi mesi il Lago di Varese. La versione dei dati disponibili sul Lago di Varese, diciamo che è ancora una versione demo, ma in realtà per poco, perché praticamente anche il lavoro sul Lago di Varese è quasi terminato. Cosa è possibile visionare? Ad esempio, andiamo sulla sidebar a sinistra, abbiamo la possibilità di cliccare sui diversi laghi, abbiamo possibilità di andare a vedere l'applicazione dedicata ai cittadini, che è questa simile web app che vi porta un'applicazione sviluppata dal Politecnico di Milano. Si può accedere come ospite per vedere quali sono le osservazioni fatte dai cittadini. Poi abbiamo invece la possibilità di andare a consultare un WebGIS, sempre sviluppato dal Politecnico di Milano, dove si possono consultare le mappe di clorofilla, di concentrazione di clorofilla e di temperatura che sono state sviluppate sui laghi. Ecco, ad esempio, non so, si possono cliccare queste mappe e vedete che qui abbiamo ad esempio la temperatura dell'acqua. Poi abbiamo invece la possibilità di consultare l'unica webcam che abbiamo installato sul progetto, che è quella installata sulla boa di Pallanza. Questa, come vedete, è una webcam in real time. E poi la cosa più interessante è la possibilità di andare a consultare i dati che vengono collezionati sui singoli laghi. Ad esempio, se andiamo sul Lago Maggiore, si apre questa pagina dove abbiamo a disposizione una mappa che ci fa vedere il contorno del Lago Maggiore, la possibilità di selezionare due punti, uno è relativo alla boa di Pallanza, uno è relativo al punto di monitoraggio di Giffa. Perché ho detto boa di Pallanza e punto di monitoraggio? Perché a Pallanza abbiamo a disposizione proprio un sistema in real time che colleziona i dati, che collezioni i dati ogni 10 minuti. Invece a Giffa sono disponibili i dati relativi ai campionamenti tradizionali, per cui sono dati che hanno una frequenza più bassa, si parla dei dati a livello mensile se non annuale, e quindi queste sono le due differenze. Vedete che andando a cliccare o su Pallanza o su Giffa, le card, questa specie di visualizzatore di card cambia, perché attualmente, essendo stata cliccata la stazione di Pallanza, abbiamo a disposizione la temperatura praticamente aggregata oraria, per cui adesso è delle 9 di mattina, dell'aria, poi abbiamo la direzione del vento, abbiamo la temperatura superficiale dell'acqua che è di 23,3 gradi attualmente, abbiamo il valore di pH, e il pH è un altro parametro abbastanza diciamo utilizzato per capire qual è lo stato di acidità delle acque. Abbiamo il valore di ossigeno disciolto, che in questo momento non è pervenuto,
però non, probabilmente per un errore, non perché non c'è ossigeno, anche perché il lago di Maggiore è molto ossigenato, per cui abbiamo valori di ossigeno tendenzialmente piuttosto buoni, ma poi andremo a vedere nel grafico probabilmente di ossigeno e vedremo le fluttuazioni, e abbiamo a disposizione anche la pressione dell'aria. Per andare a vedere dei parametri, tutti i parametri diciamo, monitorati da questa VOA, abbiamo poi a disposizione questa tabella che è divisa in pagine, ecco, e possiamo andare a vedere, che ne so, la concentrazione di clorofilla. Qui c'è a disposizione una piccola informativa che ci cerca di spiegare che cos'è la clorofilla. La clorofilla A è semplicemente, come c'è scritto, un pigmento presente nei fitoplancton, per cui più c'è concentrazione di questo pigmento, più ci aspettiamo la presenza di fitoplancton, quindi di alghe. Alghe che non dobbiamo immaginare soltanto alle piante, ecco, acquatiche, ma anche a organismi cellulari, per cui cioè, diciamo che non sono nella forma di alga, ma sono di forma cellulare. Se andiamo poi sul tasto analizza, andiamo a vedere la serie storica di questa, storica degli ultimi 7 giorni, ma si può andare fino, penso, al 2021, quando è stata installata questa boa, e niente, qua si possono andare a vedere i valori, come sono variati lungo il tempo. Ad esempio, si può vedere come c'è stato un picco di concentrazione di clorofilla intorno ai 14-15 agosto, e poi questo valore che si è un po' appiattito fino ad oggi. Ecco. Poi altre cose interessanti, altri parametri interessanti sono ad esempio la conducibilità, la direzione e la velocità del vento. Anche questo è un grafico interessante per i cittadini, perché viene utilizzato spesso da chi va sul lago anche soltanto per divertimento. Chi magari fa, so, wind, quegli sport lì, wind non so che, e qua si può vedere il valore sia della direzione che della velocità del vento, per capire quali sono le condizioni meteorologiche attuali. Altra valore interessante, secondo me, per i cittadini è la temperatura superficiale dell'acqua. Se noi andiamo a analizzarla, possiamo vedere, ad esempio, che adesso, nelle ultime settimane che c'è stato appunto il calo termico, vedete come i valori si attestano intorno ai 23-24 gradi, mentre nella fase calda, vi ricordate, no, fase finale di agosto, abbiamo raggiunto picchi di 28 gradi sul lago Maggiore. E poi altri dati interessanti che sono disponibili, sono 9 e mezza, qualche minuto ancora, che sono disponibili, sono gli indicatori CIPAIS. Questi sono, che sono disponibili soltanto per il punto di campionamento di monitoraggio di GIFA, ecco. E cosa sono questi indicatori? Sono quello che viene pubblicato tendenzialmente da questa commissione, che è stata creata, anche questa, se non sbaglio, mi scuso se dico cose sbagliate, ma intorno agli anni 70, a una commissione internazionale tra Italia e Svizzera, dove c'è questo gruppo di lavoro formato sia da ricercatori che da personale specializzato, che fanno questi campionamenti tradizionali e costanti sui laghi trasfrontalieri, quindi lago di Lugano, lago Maggiore, e poi vengono formati questi indicatori, che però hanno valori annuali se non mensili, ecco. E per cui adesso qua, ad esempio, avete i valori di trasparenza, potete vedere la concentrazione di fosforo come è variata. Vedete, ad esempio, che negli anni 80 era molto alta e poi è arrivato un attimo a migliorare. Un esempio forse più interessante è il lago di Como, dove sono disponibili più o meno gli stessi valori, però al posto degli indicatori CIPAIS, perché il lago di Como non è trasfrontaliere, abbiamo indicatori ARPA, per cui indicatori prodotti
dall'Agenzia regionale di protezione ambientale, e vedete anche qua più o meno gli stessi valori, abbiamo concentrazioni di fosforo, la trasparenza e altri valori come l'LTL eco, che sono degli indici un pochettino più particolari, ma che comunque sia sono spiegati all'interno della descrizione. E, altri dati per finire, visto che mi sembra che il tempo è quasi scaduto, è la disponibilità di dati satellitari. Dati satellitari che sono disponibili, ad esempio, per il lago di Como sui tre bacini, bacino est, bacino ovest, bacino nord. Sapete che è diviso in rami il lago di Como, e qui cosa sono state create? Sono state prese delle immagini satellitari fino a quando sono disponibili e creati, che ne so, questi parametri, ne sono, sono qua visibili, quindi dei parametri quali sono i solidi totali sospesi, la concentrazione di clorofilla, perché anche questo valore è un valore che può essere diciamo elaborato dalle immagini satellitari che sono disponibili, diciamo, gratuitamente, perché sì, sono gratuite, però in realtà sono pagate con i tassi dei cittadini, ecco, per cui comunque sia sì, sono gratuite, però li paghiamo noi tutti i cittadini europei. E poi ad esempio la temperatura dell'acqua superficiale. E a questi abbiamo a disposizione adesso anche il lago di Varese. Particolarità del lago di Varese qual è? È che abbiamo sempre più o meno gli stessi le stesse variabili che sono presenti anche sugli altri laghi, ma vengono caricate a cadenza giornaliera, non a cadenza oraria. Questo perché comunque sia sul lago di, il lago di Varese è un po' particolare, è ancora, sapete che è balneabile da poco, è stata installata questa boa non da tantissimo, da un annetto, per cui si è preferito andare a validare meglio i dati prima di essere che essi siano pubblicati e così via. E poi abbiamo invece il lago per cui io lavoro, che è il lago di Lugano. Anche qua abbiamo le stesse, più o meno le stesse variabili disponibili, abbiamo indicatori CIPAIS al posto degli indicatori ARPA, perché questo è un lago trasfrontaliero, e abbiamo in più ad esempio la concentrazione di ficocianina. Cosa importante da dire, che questi dati sono pubblicati, a differenza del lago di Varese che non è pubblicato in real time, sia per il lago di Maggiore, sia per il lago di Lugano, sia per il lago di Como, è stata scelta la strategia di pubblicare i dati in real time. Questo cosa comporta? Comporta comunque sia che il lettore deve essere informato. E infatti, mi raccomando, quei dati che sono pubblicati sono da prendere comunque sia con le pinze, perché sono dati che non sono propriamente validati. Questo perché per quali variabili varie? Sì, per la temperatura, direzione del vento, quindi i parametri meteorologici, oppure che riguardano la temperatura dell'acqua, siamo piuttosto confident. I valori che invece devono essere più letti con una certa, che devono essere presi con le pinze, sono i valori di clorofilla e di ficocianina. Sono dei parametri piuttosto delicati, molto importanti, perché ci dicono se ci sono ad esempio dei blu malgal in corso, però che non sono validati nel momento in cui sono pubblicati, per cui devono essere presi con le pinze, perché voi dovete pensare che i sensori che sono immessi in questi laghi devono avere delle manutenzioni che molto ricorrenti per avere dei dati affidabili, perché si formano, penso che lo sappiate, queste patine, comunque sia di alghe sui sensori, che possono esserci tutti i sistemi tecnologici del mondo, ma tuttavia se non viene fatta una manutenzione, che alcune volte si parla di giorni, devono passare 2 o 3 giorni tra una manutenzione e l'altra, si hanno dei dati poco affidabili, con questi picchi magari di clorofilla che in realtà riguardano una cattiva manutenzione. Quindi questi sono dati che sono pubblicati, però devono essere letti con una certa non mi viene la parola, però bisogna stare un attimo attenti di come vengono letti.
soprattutto in fase d'estate. E chiudo. Ok, no, grazie, perché appunto ha messo in realtà l'accento proprio su, secondo me, la caratteristica di questo progetto e dei progetti simili a questo, in cui bisogna, il dato va saputo anche leggere. C'è in questo portale, secondo me, il tentativo di rendere appunto più fruibile il dato, quello che va sottolineato appunto che tra i valori CPAIS, che possono essere visti anche come più, forse da un occhio meno esperto, meno utili proprio perché con queste cadenze molto, molto lunghe, in realtà sono quelli che danno gli andamenti più significativi. E poi la cosa importante è che sono i dati certificati, che alle spalle hanno un grosso lavoro, e qui si mette in evidenza il fatto che tra il real time, che può avere una sua utilità, e gli altri dati, c'è gli altri tipi di dati, quelli certificati, c'è una discrepanza, e questa differenza, secondo me, è giusto che venga messa in luce, insomma, e poi il senso di parte di questo progetto, insomma. I dati servono agli esperti, servono a chi deve lavorare con questa cosa. I dati servono, ed è bene per trasparenza anche condividerli con i cittadini, che appunto hanno anche pagato le tasse per, come dicevi tu, per la parte di immagini anche satellitari, questi lavori sono finanziati a livello europeo, però una parte anche di senso di questo progetto, di questo portale, è informare i cittadini anche sul lavoro che c'è dietro, non solo sui dati in sé, qual è la temperatura, qual è la direzione, velocità del vento e le concentrazioni di clorofilla, ma anche proprio, tu hai fatto molto vedere molto bene nella prima parte, il lavoro che c'è dietro, proprio costante, che coinvolge persone formate e che vanno sul campo a fare il monitoraggio, manutenzioni, e questo, insomma, è la parte molto importante che vedo entusiasmante per quanto mi riguarda di questo lavoro. E sono molto contento poi a livello personale di aver visto appunto un ampliamento, di aver potuto contribuire e rilasciare una cosa che poi è una crescita anche autonoma, e quindi mi ha fatto molto, molto piacere vedere l'espansione verso il lago di Varese e l'introduzione di nuovi dati. Quindi io ringrazio Daniele, spero che insomma, chi seguirà online il video potrà fruire, capire e gioire, insomma, del senso di questo jailbreak. E quindi ringrazio tutti, e allora condivido di nuovo lo schermo. Ricordo appunto il materiale comunque presentato, sarà comunque disponibile allo scaricamento. Alcuni di questi link sono quelli che ha visionato Daniele poi in diretta anche durante la presentazione, e vi rimando poi al prossimo appuntamento, che sarà il 4 ottobre, ancora in preparazione, insomma, quindi non ho anticipazioni sugli argomenti, ma sarà sicuramente interessante come questo, spero. E quindi vi ringrazio e buona giornata a tutti. Grazie Daniele, soprattutto il tuo contributo, devo dire, è stato fondamentale e ha reso molto bene, secondo me, giustizia a questo progetto e al lavoro che c'è stato. Quindi grazie e un saluto a tutti.